questo sito fornisce ovviamente non i valori in tempo reale, voi non vi potete collegare e vedere in tempo reale quanto sta misurando il sensore in quel momento, ma per ogni canale di ogni centralina vi vengono presentati due tipi di grafici e di conseguenza due tipi di file. Un grafico che contiene le medie giornaliere per quell'inquinante, cioè il valore medio di quell'inquinante nell'arco di una giornata, e un altro file che invece più in dettaglio vi dà i dati con i valori medi ora per ora. Quindi in sostanza il file con i valori orari sarà 24 volte più grosso del file con i semplici valori giornalieri. Per ogni giorno ci sono 24 campioni orari e in un anno ci saranno 365 o 366, a seconda dell'anno, campioni giornalieri. Anche qui c'è più o meno quello che vi ho detto prima, cioè l'analisi è stata effettuata contando i campioni diversi da meno, si è contato il numero di campioni che si sarebbero dovuti avere, quindi ad esempio per i valori giornalieri in un anno io dovrei avere 365 campioni, si è calcolato il rapporto percentuale tra i dati orari di quelli totali e abbiamo fatto questa analisi sia per i campioni a media oraria che per quelli a media giornaliera, perché poi vedrete che non è poi così scontato che le due cose siano pari pari, perché in realtà la legge prevede, come vi farò vedere dopo, ecco, non ve lo anticipo perché dopo c'ho la slide che ve lo spiega meglio. Ora, è importante andare a vedere questo. Per quegli inquinanti per i quali è previsto che sia importante calcolare la media annua o la media giornaliera, ci sono delle norme che stabiliscono che per calcolare i valori medi dovete avere almeno un certo numero di campioni. In sostanza, se devo calcolare la media basata su campioni giornalieri in un anno, devo avere almeno il 90% di campioni. Quindi sto 90% è molto importante. In realtà l'algoritmo è più complicato, perché loro dicono, se tu vuoi calcolare la media in un anno e non hai per caso il 90% dei campioni orari, scusate, dei campioni giornalieri, puoi comunque tentare di recuperare dei campioni giornalieri andandoti a vedere la media dei campioni orari per quella giornata. E quanti campioni orari devi avere in minima per calcolare la media di quel giorno? Ne devi avere almeno 75. Quindi in sostanza tenete d'occhio questi due numeri, adesso entrare più nei dettagli dopo diventa complicato. Il 90% e il 75% sono comunque delle percentuali significative per capire quanto la centralina sta funzionando e quanto la centralina non sta funzionando ai fini di poter fare una valutazione media. Ok? Quindi in sostanza la media annuale, e questa anche questa è tratta pari pari dal sito loro, la media annuale è calcolabile o con il 90% dei valori orari, o se non fossero disponibili si vanno a recuperare il 90% di tutti i valori di giornalieri, dove qualche valore giornaliero può essere stato calcolato col 75% delle medie orarie, cioè almeno 18 valori orari. Okay? Ora noi non abbiamo rifatto tutto l'algoritmo di calcolo giorno per giorno, abbiamo semplicemente dato un'idea per i valori orari dei canali, delle centraline che hanno raggiunto nel periodo la soglia sia del 75% che del 90%, e ve lo facciamo vedere in termini di colore perché sennò uno diventa matto. Per quanto riguarda invece i valori giornalieri, ovviamente vi farò vedere solamente la soglia superata o meno del 90%. Ora, questo, ed era qui che volevo arrivare velocemente, scusate se sono andato molto veloce, allora questo è il riassunto delle percentuali orarie della centralina Falconara Acquedotto, Falconara Alta, Falconara Scuola, per gli anni che vanno dal 2012 al 2018. Notate, siccome nel 2018 in realtà abbiamo acquisito solamente 10 giorni, per correttezza non sono stato a mettere i colori lì, perché insomma se un canale per sfiga non gli ha funzionato proprio all'inizio, io metterei quel canale che non va bene, voi lo interpretereste per tutto l'anno. Quindi in realtà diciamo questa l'abbiamo messa solo a che è finito il confronto, ma potete tranquillamente ignorarla. Ora, come volete questa tabella? I valori percentuali sono calcolati come ho spiegato prima, cioè in sostanza
Percentuale orario. Io mi aspetto 8.000 rotti valori orari all'anno. Per un certo canale ne tiro fuori meno, faccio il rapporto in percentuale e viene fuori che, ad esempio, il canale del benzene per la centralina della Falconara Acquedotto nel tutto l'anno 2014 ha dato solamente il 78,30% dei valori che in potenza, a pieno funzionamento, quella centralina avrebbe potuto acquisire. Ora è ovvio che non è che si aspetta il 99,9% dell'acquisizione, si presuppone che qualche volta la mantenga la nostra centralina e quindi magari sta ferma per qualche ora, però proprio per questo la legge prevede una soglia del 90%. Per dare un colpo d'occhio di quello che succede, io ho evidenziato in verde i canali che hanno rispettato per le percentuali orarie, attenzione, questa soglia del 90%. Ho indicato in giallo quei canali che, pur non rispettando la soglia del 90%, sono comunque rimasti al di sopra del 75%, che in teoria, giorno per giorno, potrebbero essere utilizzati, ma solo giornalmente, io che ho fatto un riassuntone annuale, per ricavare comunque il valore giornaliero da mettere nella tabella dei valori giornalieri per le medie giornaliere annuali, cioè per le medie annuali basate su valori giornalieri. Ovviamente il rosso, che fa brutto, sono tutti quei canali che non sono riusciti nemmeno a raggiungere la soglia del 75%. Ora, in questa tabella la parte superiore è copiata pari pari dal risultato dello studio precedente che avevamo fatto. La parte nuova, con una piccola sovrapposizione di 10 giorni, invece è ricalcolata con i nuovi dati che abbiamo scaricato attorno al 15 di gennaio. L'unica cosa, poi magari te la farò notare meglio, però l'unica anomalia che si nota è che queste celle sono vuote. Già vuol dire che a Falconara Alta, a giugno del 2016, adesso non mi ricordo quando abbiamo scaricato i dati, però più o meno quel periodo lì, ovviamente prima di presentare i risultati, il canale di idrocarburi non metallici non era mai disponibile, oltre a essere dichiarato non presente, tra parentesi. Invece, nella seconda metà del 2012, ma anche in quei giorni che si sovrappongono, questo canale inizia a essere dichiarato scaricabile e disponibile, però ovviamente se viene fuori uno 0%, di fatto è formalmente disponibile, ma non ha acquisito mai campioni. Questo nel 2012, seconda metà, incomincia a dare segni di vita nel 2016 e poi incomincia a funzionare bene nel 2017 e nel 2018, dove addirittura supera, no vabbè, 2018 ho detto che non è significativo, però in sostanza è passato da uno 0% a un 73,28% nel giro di 3 anni. Prego? Anche Falconara alla scuola sta migliorando. Sì, sì, ma infatti poi vi farò vedere i trend. Però in sostanza, adesso io non è che ho voluto, cioè ho messo per rigore anche la parte del primo studio. Diciamo che da quello che si vince da questa tabella è che sì, qualcosina è migliorato. Però, scusate, fatemi fare un po' di conti. Contate le celle verdi sul totale delle disponibili, dopo ve lo dirò. Però guardate, nell'anno 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 canali sarebbero stati utilizzabili senza ricorrere ai valori giornalieri per fare le medie annuali, su 21, 9 su 21. Ok? A fronte di una rottura di scatole pubblica che c'è stata nel 2016, quindi avendo avuto comunque 3 anni di tempo per metterci le mani. Evidentemente anche loro hanno qualche difficoltà di qualche tipo e capisco che poi mantenere tutta sta cosa non è gratuito. Sempre parlando solo di campioni orari, ho provato a dare un po' il colpo d'occhio di quello che è successo, ma forse si vedeva meglio con i valori rossi e verdi leggendoli in salita. In sostanza, questi grafici danno semplicemente l'idea, per ogni canale, vedete qui sono i canali, qua ci sono gli anni presi in esame, danno l'idea dell'altezza delle percentuali di funzionamento. Se un grafico sale le cose migliorano, se un grafico scende le cose peggiorano. Vedete che c'è stata una situazione di disastro per alcuni canali nel periodo del 2014, poi piano piano le percentuali sono andate aumentando, però attenzione, questa è la soglia del 90%.
che di fatto non viene mai o quasi mai superata, cioè viene superata solo da 9 canali su 21. Vado più veloce, tanto qui è solo il colpo d'occhio, poi probabilmente queste slide le renderemo disponibili, quindi qualcuno se le può controllare, studiare, se no capisco che diventa una cosa pallosa, alla fine sono uno. Ecco, e questo è il grafico di Falconara a scuola, che ha più sensori, quindi c'è un pochino più di confusione, però in effetti ci può dare l'idea che alcune cose erano proprio disastrate, pian pianino stanno salendo verso l'alto. Quindi diciamo che se questo trend fosse rispettato, non guardate l'ultimo campione del 2018, se questo trend fosse rispettato, in media tenderemo a salire. Adesso speriamo di non dover aspettare altri 3-4 anni per vedere finalmente tutte le soglie al di sopra del 90%. Anche qui stessa cosa, vi faccio vedere solo il risultato. Questo invece è lo stesso studio basato sulle percentuali giornaliere, cioè fidiamoci della media che ARPAM ha fatto dei campioni orari per ottenere i campioni giornalieri e andiamo semplicemente a vedere che se in un anno mi aspetto 365 campioni, nel caso che l'anno non sia bisestile, e ne ottengo 365, allora quella centralina ha funzionato il 100% del tempo. Se ne ottengo la metà, ha funzionato il 50% del tempo. E questo è il riassunto. Come prima, la parte superiore è quello che succedeva nel primo studio, la parte inferiore sono i conti fatti dal secondo studio, che è ripartito prendendo dal 1 maggio del 2015, okay? Riprendendo i valori. Rifatti i conti, anche qui stesso fenomeno, prima i dati non c'erano, poi ricompaiono, però in realtà sono a zero, e purtroppo di verde ce n'è tanto poco. Qui non ho messo la soglia del 75% perché mi devo fidare di loro, cioè se loro mi mettono che il valore giornaliero c'è, io mi fido, non me lo vado a ricalcolare io con la soglia cioè facendo la media di almeno il 75% dei campioni. Ok? Quindi anche qui, molto spannometricamente, 1, guardiamo il 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 canali utilizzabili rispetto ai 21, se li contate sono 21 colonne, ai 21 disponibili da tutte le centraline. Anche qui miglioramenti, dipende da quanto siamo ottimisti o pessimisti, qui c'erano dei verdi, sono rimasti verdi, qui c'erano dei rossi, in sostanza rossi che sono diventati verdi ce ne sono, ma ci sono anche verdi che poi, no, verdi che sono diventati rossi, no, pian pianino diciamo stanno migliorando. Andando avanti, questo è il colpo d'occhio, qui vado molto più velocemente, è il colpo d'occhio con le stesse identiche considerazioni. Allora, detto questo, abbiamo iniziato e non abbiamo concluso ad analizzare un po' più la sostanza dei dati, sempre non entrando nei termini della legge, ma entrando nella pratica. Sti canali sono affetti da qualche errore, cioè se loro dichiarano che i valori ci sono, è proprio vero che ci sono. E per il momento vi anticipo una cosa, che per il momento è l'unica che abbiamo trovato, ma il tempo veramente che ci abbiamo messo purtroppo è stato poco, visto che siamo tutti volontari. Abbiamo visto che, guardate, questo è il grafico dei dati orari, quello sopra, e dei dati giornalieri, ok? Presi di un canale, in questo caso è il canale delle PM10, della centralina di Falconara Scuola, in un periodo che va dal 24/11/2016, subito dopo il primo studio nostro, al 10/1/2018. Questi canali sono perfettamente sovrapponibili. Ora, vi invito a fare un ragionamento molto semplice. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i campioni orari sono identici a tutti i campioni giornalieri, che è una cosa che statisticamente è alquanto improbabile. Cioè voi durante una giornata misurate per 24 ore lo stesso valore e quindi casualmente la media di quel giorno viene fuori esattamente quel valore. E questa cosa qui casualmente è avvenuta per due anni e due mesi. Quindi direi che l'affidabilità di questo canale, non si sa perché, si sono sbagliati, hanno fatto un taglio e incolla sbagliato,
è così così, io più di altro non posso dire, questo è quello che si deve a noi. Vi faccio capire un po' meglio, ho cercato di, il foglio Excel è lungo 28.000 rotte righe, non è possibile farlo vedere, però in generale cosa succede? Ho fatto il taglio e incolla dal mio foglio Excel. Se io ad esempio prendo 2 giorni, io ho che il 4 gennaio 2016 ho una media giornaliera del 32,2, vado a vedere i miei orari e sono tutti a 32,2 a partire dall'una fino a mezzanotte. Il giorno successivo scattano, c'è uno scalino e sono tutti uguali a 56,2. Infatti io qui trovo 56,2. Ora la legge, io non penso che preveda di fare il taglia e incolla espandendo 24 valori dai campioni dei valori giornalieri per rimetterli dentro i valori orari, anche se la legge prevede che io possa calcolare una media giornaliera basandomi solo su 18 campioni orari buoni su 24. Quindi diciamo che già uno c'ha abbastanza margine. Io a casa mia non vorrei avere un sensore di gas che mi sveglia se dormo, che c'è una perdita di gas che funziona solo 75 giorni su 100. Se sono sfigato, negli altri 30 giorni o schiatto o mi esplode casa. Anche se a rigore dobbiamo dire che queste centraline non sono fatte per dare l'allarme. Queste centraline sono fatte per dirci di anno in anno se ci ammaliamo più o meno di cancro o di qualcos'altro, ma soprattutto per dire a chi deve decidere se in quella zona dove sono installate quelle centraline sarebbe opportuno andare a turbare una situazione che a occhio, da quello che ha detto Mirko, tanto buona a me non sembra, con l'emissione di altre aziende insalubri. Questo è importante da capire, sia in un verso che nell'altro. Cioè in sostanza, se un giorno sentite la puzza, ve lo segnate sull'agenda e 10 giorni dopo andate a vedere su quella centralina cosa si è visto e cosa non si è visto, voi lo fate per effetto collaterale, ma in realtà sappiate che quella centralina non è nata per fare quel lavoro, è nata in teoria per dare dei valori medi, annuali, giornalieri, ma va a funzionare e deve funzionare. La legge prevede almeno il 90% delle volte, e se funziona meno, tu quei valori giornalieri non li puoi dare e soprattutto non li puoi pubblicare e soprattutto non li puoi mandare ai vari ministeri che prendono decisioni in base a quei valori giornalieri. E questa è l'idea. Sì, sono arrivato. Quindi, considerazioni molto veloci. In sostanza, cosa non è cambiato? I dati relativi alle schede delle centraline non sono cambiati. Il programma continua a dare esattamente gli stessi errori di prima, cioè se volete scaricare dei range di dati molto grandi, il programma si intoppa e vi dà errore. Quindi noi per fare questo lavoro siamo stati costretti a scaricare una quantità di file incredibile. Ci siamo divisi il lavoro, poi alla fine poveretto se l'è fatto quasi tutto Mirko. Quindi in sostanza anche questa non è un servizio molto buono. E un'altra cosa che è rimasta identica, i grafici che voi vedete, e questo ve lo dico anche per quando andrete a guardare, è vero che indicano quei pallini i campioni disponibili e dove non ci sono valori i pallini non ci sono, però io onestamente non avrei raccordato con una riga di interpolazione dei dati che così uno occhio è portato a pensare che tra questo valore e questo valore l'andamento dei dati era questo. Un grafico di questo tipo significa che qui io i dati non ce l'ho, non so cosa è successo, ci poteva essere anche un picco che andava fuori pagina, qui uguale e qui uguale. E anche questa è una scorrettezza a mio avviso, visto che il fruitore di questo sito è il pubblico, non è un ingegnere o un esperto statista che si va a guardare poi i dati numerici. E anche questo è rimasto immutato dalla prima indagine. E soprattutto, cosa che noi ribadiamo sempre, i dati dei sensori meteorologici non sono né visualizzabili né scaricabili. Quindi ad esempio, e vi faccio un esempio pratico, quando la gente sente la puzza e comincia tutto il tran tran dei messaggi, chi dice che il vento viene da nord, da sud, da est, da ovest, a seconda del sito dove uno va a guardare l'informazione, ma cosa c'è di più semplice, visto che abbiamo 3 centraline che quei sensori ce l'hanno e sono e misurano il vento dove serve misurarlo, cioè a Falconara. I siti che voi trovate su internet, quasi tutti, calcolano i vettori di vento in base alle mappe di pressione. E non è detto che per i venti locali diano valori di vento che hanno senso. Quante volte, io vi invito, sentite il vento, vedete da dove arriva, andate su uno di quei siti e magari vi dice il contrario.
L'unico che fa fede, ma fa fede a Falconara Aeroporto, che sta a metà strada tra, per dire, la raffineria e Castelferrettino Oltrata, l'unico che fa fede è quello, perché misura il vento proprio lì. Quindi se proprio dovete andare a guardare, andate a guardare la direzione del vento lì. Ma quel vento lì non è detto che sia il vento che c'è in Via Nobizio, perché in mezzo poi c'è una collina. Quindi sarebbe molto molto importante che rendessero disponibili questi dati. Quindi in sostanza, adesso non ve la lascio solo vedere mentre parlo, qui c'è scritto esattamente quello che ho fatto vedere prima facendo il conto su quei diagrammi con i quadratini verdi, rossi e gialli. Cioè questo è il riassunto numerico. Primo studio, 8 su 60. Secondo, sì, primo studio, 8 su 60, 6 su 20. Secondo studio, 40 su 21, 16 su 42. Cioè siamo lì. Siamo lì, non è che c'è stata questa evoluzione incredibile, qualcosina sì, ma niente di più. E questo è per i dati giornalieri. Quindi, detto questo, purtroppo questi sono i risultati. Adesso passo la parola a Lorenzo. Sono una precisazione di Martinisi, perché io lo sapevo che mi dimenticavo con la fretta. Non avete visto la localizzazione delle centraline, sono localizzate tutte fuori dall'area urbana. Saremo andati a vedere con un colpo d'occhio, quindi analizzano ciò che è il rumore di fondo, meglio le esalazioni industriali, non ciò che emette a livello urbano il riscaldamento piuttosto che il traffico cittadino. Cosa sto cercando di dire? Che è possibile ipotizzare che quello che noi stiamo osservando è solo l'inquinamento industriale e ci stiamo perdendo l'inquinamento urbano. Per avere un'idea quanto l'inquinamento urbano possa incidere, basta vedere una centralina di un'altra città più o meno trafficata come la nostra, cioè la nazionale, abbiamo varie, no, città. Beh, a Fano per esempio ci sono valori di benzene che quasi sono comparabili ai nostri, però quello è un inquinamento urbano. Allora, se volessimo idealmente vedere una centralina al centro di Falconara, dove poi c'è l'aggregato più denso di popolazione, e volessimo mettere una centralina lì che acquisisce sia i dati industriali quando vengono lì, quando arrivano, più quelli urbani, noi potremmo avere anche un raddoppio di questi valori, che potrebbe anche in teoria spiegare perché a Falconara si sta peggio, nonostante i valori siano nella norma. Ma ripeto, quei valori noi vediamo solo quelli industriali. Le tre centraline stanno in tre posizioni senza traffico e senza una grande densità di case. Allora una centralina in Piazza Mazzini, per esempio. Tanto per avere un'idea, se si riesce a capire di che cosa si sta preoccupando. Di tipo urbano, chiaramente. Allora, buonasera a tutti. Finché Mirko... sono pronto. Sì, una comunicazione all'esterno. Attacca al micro. Aspetta. Te lo devi mangiare. Allora, pronto. Attaccalo alla pausa. Mangia. Pronto, pronto. Adesso te lo devi attaccare praticamente. Devi stare quasi attaccato. Va bene. Comunque, una comunicazione: all'esterno c'è un foglio dove magari raccogliere, chi non l'avesse mai fatto, numeri di telefono, mail per rimanere informati, e poi anche se mettete qualche euro per pagarci la sala, grazie. Allora, io parto immediatamente con quello che, con l'aggancio che ci ha dato Luca. Praticamente abbiamo fatto un'audizione con la commissione bicamerale per i siti inquinati di interesse nazionale e vabbè, durante la commissione abbiamo illustrato le nostre perplessità sulle bonifiche eccetera. Passata l'audizione ci è venuto in mente che probabilmente forse alla commissione interessava sapere quello che era accaduto, e cioè e che noi abbiamo già esposto con varie lettere ai ministeri. È avvenuto che praticamente è avvenuto praticamente che durante la
la valutazione di un progetto della raffineria API, e cioè per la desulforazione del gasolio per le navi, per costruire un impianto che desulfora il gasolio per le navi, praticamente dai loro documenti noi abbiamo fatto delle osservazioni e guardando questi documenti ci siamo accorti che la stessa azienda petrolifera scriveva queste cose sulla funzionalità, sul funzionamento delle centraline. E scrive appunto la raffineria, dopo aver illustrato tutti i dati delle centraline di Falconara: come si può osservare dalle tabelle sopra riportate, la percentuale minima di funzionamento richiesta per poter elaborare i parametri statistici su base annuale e confrontarli con i limiti di legge non risulta raggiunta in molti casi per gli inquinanti considerati. Le elaborazioni statistiche effettuate sono pertanto parzialmente rappresentative ai fini della verifica e del rispetto della qualità dell'aria, ma comunque forniscono un quadro indicativo della situazione di qualità relativamente agli inquinanti esaminati. A noi ci è sembrato strano che ci sia la missione che non ci sono dati sufficienti, eppure vengono ritenuti validi per proseguire appunto nella proposizione del progetto, che tra l'altro è stato poi approvato. E praticamente quindi abbiamo scritto la freccia vicina alla cena, no, la freccia il verso di te. Sì. Ok. Quindi a questo punto abbiamo mandato un ulteriore documento alla commissione bicamerale dove in sostanza stigmatizzavamo questa situazione e abbiamo scritto chiedendo alla fine se in considerazione di quanto noi avevamo esposto, appunto prendendo in considerazione lo scritto della raffineria, chiede se la commissione verificasse la sussistenza di eventuali reati commessi. Abbiamo avuto una risposta da parte del presidente della commissione, l'onorevole Alessandro Ratti, che praticamente ci dice, ricevuto le sue relative, esatto, a riguardo, la rappresento che l'accertamento dei reati non rientra tra le competenze assegnate alla Commissione, ma ha disposto la trasmissione dei documenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per quanto di competenza. Quindi adesso noi naturalmente non abbiamo altre notizie, però sappiamo che questa nostra segnalazione di questa stranezza è stata comunicata alla Procura della Repubblica. Adesso vedremo se riusciremo a capire come va avanti questa cosa. In sostanza quindi siamo in una situazione in cui chi propone un progetto dice vabbè, però la situazione delle centraline, il funzionamento non ci permette di dire com'è la qualità dell'aria, ma andiamo avanti lo stesso. I ministeri e tutti quanti quelli che hanno partecipato alla valutazione del progetto ne hanno praticamente dato l'assenso a questa situazione. Vedremo come procederà la cosa. Allora, dirò alcune cose su quello che secondo noi può fare un comune per tutelare la salute dei cittadini quando sul territorio ci sono delle industrie insalubri. Partiamo innanzitutto dall'autorizzazione integrata ambientale. Ci sono delle industrie che necessitano per il loro funzionamento di un'autorizzazione, no? Che gli dice che tipo di tecnologie deve usare per abbattere gli inquinanti, per contenerli, eccetera, e devono rispettare appunto dei parametri delle commissioni tecniche a cui partecipa anche i comuni che ospitano questi impianti stabiliscono. Quindi per il nostro caso di Falconara queste sono tutte le aziende che necessitano delle autorizzazioni integrate ambientali, chi quella statale, chi quelle regionali, e il comune partecipa a tutte queste conferenze di servizi quando c'è da stabilire le misure di contenimento degli inquinanti. La raffineria API è l'unica che ha una procedura di autorizzazione integrata ambientale statale, ma
alla quale partecipa comunque anche il comune di Falconara, mentre le altre, dalla società agricola Aurora a quella a Pollarini, a Buffarini, Multiservizi, Riccoboni eccetera, queste sono tutte autorizzazioni integrate ambientali che vengono date a livello regionale, sempre con la partecipazione del comune, chiaramente. Allora, adesso qui andiamo veloci, comunque praticamente quando c'è la procedura, no? Il comune partecipa alle conferenze di servizi per stabilire quindi queste condizioni di funzionamento dell'azienda, il comune interviene in base a questo regio decreto del 27 luglio del 34. Con il quale il sindaco può dare delle prescrizioni in base quindi alla situazione sanitaria del comune, perché le deve naturalmente motivare e chiaramente è quello che è la sua prerogativa principale. Il sindaco e quindi comunque il comune che ospita l'impianto può anche chiedere la riapertura delle conferenze di servizio, quindi la riapertura delle condizioni, no? delle condizioni che vengono dettate all'azienda per funzionare, lo può chiedere qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, cioè se sono intervenute degli elementi che hanno peggiorato oppure mettono a rischio la salute dei cittadini, il sindaco può chiedere di riesaminare questa autorizzazione integrata ambientale. Andiamo avanti. Questo famoso regio decreto del 34 è importante sapere che cosa dice, e praticamente divide no, le industrie, cioè individua delle industrie, le classifica quando appunto all'occorrenza sono considerate insalubri, e le divide in industrie insalubri di prima categoria e seconda categoria. Vedete che quando è in prima classe, queste industrie devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni, mentre quelle di seconda classe esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato. Per intenderci, noi a Falconara, sia la raffineria API che la ditta Buffarini sono classificate alla prima classe come industrie insalubri. Queste industrie naturalmente devono introdurre, come vedete qua, appunto dei metodi, se un'industria o manifattura la quale si è inserita nella prima classe può essere permessa nell'abitato, quante volte, questo è interessante, quante volte l'industriale che esercita provi che l'introduzione di nuovi metodi speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Cioè il legislatore diceva che è il proprietario dell'azienda che deve dimostrare che quello che produce e il modo come produce non reca danni alla cittadinanza. Personalmente io non ho visto mai questo tipo di procedure. Comunque vabbè, questa è il regio decreto. Poi anche il regio decreto c'è questo articolo di 217 che quando vapori, gas o altre esalazioni, scorie, acqua, rifiuti eccetera provenienti da manufatture o fabbriche possono riuscire di pericolo di danno alla salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura la loro esecuzione e efficienza. Oggi è il sindaco che lo fa e quindi, come vedete, ha dei compiti stringenti dal punto di vista del controllo, il sindaco, e della richiesta di misure particolari. Vediamo cosa è successo. Nel 2010, per esempio, è stato dato l'autorizzazione al cambio di produzione per quanto riguarda l'azienda Buffarini, che è stata trasformata in un'azienda che gestisce e smaltisce rifiuti speciali. Quando c'è stata l'autorizzazione integrata ambientale, ecco qua, nel 2010 questo, il comune dà
diciamo, il parere che dice che l'impianto è classificato come industria insalubre di prima classe ed è compatibile col PRG. Però il fatto che dice che è classificato come industria di insalubre di prima classe non diciamo, lo induce a chiedere delle cautele maggiori per quanto riguarda le emissioni. Stessa cosa fa il comune di Ancona, che ancora non aveva classificato l'azienda come industria insalubre, e però una volta che l'ha fatto anche Ancona non chiede nient'altro, diciamo, come cautele nella produzione. Stessa cosa avviene anche con l'autorizzazione integrata ambientale che riceve la raffineria API nel 2010, e come vedete questo è tratto dal testo, che dice che è rilevato che il sindaco del comune di Falconara non ha formulato per l'impianto specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli del regio decreto, quindi mai sono state chieste delle azioni supplettive. Possiamo dire diciamo, a discolpa, se possiamo dire così, o attenuazione del comportamento dell'amministrazione comunale, che al 2010, quando sono state date l'autorizzazione integrata ambientale della Buffarini e dell'API, in effetti c'erano solo questi studi epidemiologici, solo dico relativamente, perché comunque nel 2002, come prima diceva il dottor Mariottini, era già stata fatta una indagine su Falconara. Nel 2008 c'era stato uno studio dell'ARPAM su ricoveri ospedalieri per asma sui bambini di Falconara, molto interessante e preoccupante più che altro. Nel 2009 già c'era stato il primo rapporto dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, che poi darà origine anche al secondo definitivo del 2011. Quindi dei segnali che qualcosa Falconara, qualche rischio c'era per la salute, c'erano, e quindi nelle due autorizzazioni integrate ambientali forse l'amministrazione comunale avrebbe potuto fare qualche cosa di più. Poi dopo, come abbiamo visto e come ha illustrato bene Mirko prima, c'è stato dal 2011 in poi tutta la serie delle indagini epidemiologiche, dallo studio Sentieri all'indagine dell'Ite Milano che è arrivata a conclusione, fino alla prima nota epidemiologica, poi aggiornata nel 2017, che hanno descritto un quadro ben più preoccupante, fino poi ad arrivare al 2016, quando il Ministero della Salute, nel corso del rinnovo dell'esame della modifica dell'AIA, che è ancora tuttora in corso, fa una lettera che qui non la possiamo riprodurre perché è lunga tre pagine, ma riprende tutte le analisi e gli studi epidemiologici che Mirko ha illustrato precedentemente e poi dà questa sua valutazione. Si ritiene di non avere rassicuranti informazioni circa l'impatto delle emissioni nell'area riferibili agli impianti di raffineria e di produzione energetica e sull'effettivo livello di esposizione cui sono soggette sia le maestranze degli impianti sia la popolazione residente e dei rischi sanitari a essa associabili. Inoltre, come già su evidenziato, manca un riferimento puntuale allo stato di salute della popolazione residente anche in ragione della carenza di dati epidemiologici aggiornati e sulla mancata attivazione del registro tumori nel corso degli anni passati. E qui permettetemi, siamo al 2016, il registro tumori era stato annunciato già dalla fine del 2008. Scusami Loris, prego. Interrompo ma in realtà loro ce l'avevano i dati epidemiologici, perché l'ARPA li aveva già in cassetto già nel 2014. In cassetto? Nel cassetto, sì, esatto. Però nel cassetto. Sentono da fuori, se dovete parlare c'è gente che sta sulle altre sale. Ho capito. Lascia stare, a posto, fatto. Ok. Poi sta passando la nota. Sì, comunque è vero. Allora, qui andiamo adesso vi faccio alcuni esempi, prima di arrivare a quello che si dovrebbe, che si potrebbe fare, è un esempio concreto, vi faccio alcuni esempi di situazioni in cui sono stati chiusi gli occhi. Allora, questo qua, sempre nel discorso dell'autorizzazione integrata ambientale, c'è una prescrizione che viene data alla raffineria API, lì si dice, il gestore
presenterà al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Falconare e all'ente di controllo, entro 24 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, uno studio di fattibilità correlato da analisi costi-efficacia per l'installazione di un sistema di trattamento dei vapori relativo al terminale di navi cisterna, cioè quei vapori che si sviluppano durante l'esalazione, durante lo scarico dei prodotti petroliferi. Allora, questo la raffineria API presenta il suo, diciamo, il suo piano, il suo dopo 24 mesi, quindi del 2012-2013 praticamente. Il gruppo istruttore che va a valutare tutta questa questione comprende, io ho naturalmente nascosto tutti i nomi, comprende sia i referenti dei ministeri vari e poi ci sono quelli della Regione Marche, Provincia di Ancona e Comune di Falconara Marittima. Il parere istruttorio che danno su questa cosa che doveva essere fatta, praticamente su questi aspiratori, chiamiamoli così, di idrocarburi in fase gassosa chiaramente, dice: quanto argomentato sotto il profilo tecnico dal gestore, cioè la raffineria, in merito, dice, considerato che quanto argomentato sotto il profilo tecnico dal gestore in merito all'eccessivo onere del costo annuale di abbattimento per chilogrammo di VOC abbattuto e alla non sostenibilità economica degli interventi. In sostanza l'API fa una relazione che dice: a noi non ci conviene dal punto di vista economico mettere degli abbattitori perché insomma non ci conviene economicamente. Il gruppo istruttore dice sottolinea che il gestore non può dire il falso e quindi loro prendono diciamo giustamente per buono quello che dice la raffineria API e alla fine il gruppo istruttore dice ritiene che la documentazione inviata alla raffineria API sia condivisibile, quindi tutto il gruppo istruttore condivide il fatto che la spesa non vale l'impresa secondo la raffineria API e quindi gli aspiratori di gas quando si scaricano le navi non vengono messi. Nel frattempo che cosa succede? Qui continua il parere istruttorio. Il parere istruttorio a un certo punto diventa interessante per dopo, lo teniamo a mente questo. Il gruppo istruttorio pone tuttavia in evidenza come tali conclusioni potrebbero essere oggetto di revisione in relazione agli elementi in materia di recupero e trattamento dei vapori, di cui la nuova edizione delle migliori tecniche di abbattimento, questo sarebbe, si invita pertanto il gestore a considerare l'installazione degli impianti in parola nell'ambito della predisposizione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale o in occasione di eventuali riesami. Teniamola a mente questo qua perché potrebbe essere un obiettivo. Nel frattempo che cosa succede? Succede che a marzo 2015 in Sicilia, nelle raffinerie del Siracusano, che c'è la ISAB e altre eccetera, la Lukoil e i proprietari mettono proprio questi sistemi di recupero dei vapori. Quindi lo installano, spendono i loro 2 milioni di euro e qui c'era la convenienza per farlo. Comunque i siracusani respirano meno, probabilmente meno esalazioni. Mentre noi un anno dopo, al 28 agosto 2016, ci ricordiamo che in spiaggia siamo scappati tutti dalla spiaggia perché praticamente esalazioni si sono sprigionate, almeno dai articoli allora dei giornali eccetera eccetera, perché ancora c'è l'inchiesta ma non si sa niente, siamo scappati perché durante lo scarico di prodotti da una petroliera, in sostanza tutta Falconara è stata ammorbata da esalazioni che potevano essere evitati se appunto fossero stati messi questi aspiratori di vapori. Andiamo avanti, questi vapori che noi abbiamo sentito il 28 agosto ma che sentiamo anche quando si passa davanti alla raffineria eccetera, vengono emessi, come vedete sono i COV, cioè composti organici volatili, quelli che nelle centraline vengono misurati come idrocarburi non metanici, prima ve l'ha fatti vedere. Allora, guardate, guardate bene i dati, dal 2011 fino al 2016, sono sempre in aumento, a parte il 2013 che la raffineria è stata bloccata, no? per 6 mesi, questo è un dato che non è praticamente spendibile, ma se voi guardate tutti gli altri, in sostanza c'è sempre un aumento di emissioni di COV, quindi significa che dai serbatoi, dalle
dalle attività di caricazione e dai effluenti eccetera eccetera, c'è comunque una continua esalazione di queste sostanze organiche volatili. Adesso questo qui ve lo salto perché vado più veloce per arrivare alla cosa principale. La cosa principale è questa. Allora andiamo subito a una cosa virtuosa che può funzionare anche per noi qualora ci fosse un po' di volontà. Questo è il comune di La Spezia. Il comune di La Spezia ha a che fare con una centrale termoelettrica a carbone. Allora, il comune della Spezia cosa fa? Questo risale al 2012, 2000, dunque qua, poi c'è qualche data che si trova. Vabbè. Praticamente deve andare all'autorizzazione integrata ambientale per questa, e il comune della Spezia pensa bene, dice: come faccio io a tutelare i miei cittadini dal punto di vista sanitario? E il comune della Spezia praticamente spende un po' dei suoi soldi, 25.000 euro, per fare un accordo con l'Istituto Superiore di Sanità e in sostanza fa un accordo in maniera tale che praticamente loro riescono a capire l'incidenza che possono avere le emissioni di questa centrale sulla salute della popolazione, e quindi andare in conferenza dei servizi insieme a tutti gli altri enti e dire: no, io qui, siccome ho questa consulenza che mi dice che il rischio tot, io chiedo in conferenza dei servizi che vengano messi più filtri, più impianti più all'avanguardia, per esempio impianti che magari un'azienda potrebbe valutare che non sono economicamente convenienti, ma a noi non ce ne frega, perché se io parto dal punto di vista, se noi partiamo dal punto di vista, l'amministrazione comunale parte dal punto di vista che deve tutelare la salute dei cittadini, i calcoli economici vanno in secondo piano, devono andare in secondo piano. E quindi il comune della Spezia ci dice che un'amministrazione comunale che abbia a cuore realmente la salute dei propri cittadini ha capacità di attrezzarsi, di fare poi le proprie osservazioni sensate e basate su documentazione, e quindi imporre il suo punto di vista anche nelle conferenze di servizi dove c'è il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Salute eccetera. Noi saremmo, Falconara, saremmo per questo, da questo punto di vista un passo, diciamo, avremmo un po' oggi come oggi una situazione positiva, perché abbiamo visto che il Ministero della Salute già si è espresso in una certa maniera su Falconara. Quindi con un'amministrazione comunale che prendesse un po' una piega diversa, per esempio la piega del comune di La Spezia, probabilmente riusciremmo a ottenere per questa città dei sistemi di tutela della salute applicati alle produzioni industriali più efficaci. Passo. Buonasera a tutti, sono Roberto Cerci, e volevo innanzitutto ringraziare tutti i volontari che si sono veramente prodigati per la riuscita di questa serata. Ci sono persone che hanno fatto un po' di volantinaggio per quelle che erano le nostre possibilità, abbiamo speso qualche euro per mettere qualche manifesto e quindi insomma... Come? Mi puoi indicare cosa devo aprire? Sì. Sì, vai su petizione al prefetto, poi vediamo in base al tempo e alla voglia che hanno loro di dire altre cose. Allora, aspetta, Mirko, ci deve essere un'immagine, eccola su, quella, ok, sì, quell'immagine lì, grazie.